Quindi see you at the pool. Ok, cambiata, siamo tornata in hotel al volo, come vedete sono pronta per andare in piscina, Alessandra è già lì perché io mi sono messa a chiacchierare con mamma che in realtà adesso in Italia è tipo mezzanotte e mezza, una roba del genere, quindi mi sono messa a chiacchierare al volo con mamma per darle la buonanotte, eccetera, e ho fatto più tardi e quindi praticamente mi sono portata telecamera, GoPro, questa, ma guardate che figa! Ve l'ho fatta vedere nel vlog di ieri, se non l'avete visto è quello della partenza, quindi andatela a vedere ovviamente. E la tessera, ok, credo di aver preso tutto adesso per andare, comunque dicevo ho la GoPro, tutte queste cosine e quindi mi pesa un po' la borsa. Ok, dovevo andare al 14° piano, ragazzi ho fatto un macello in questa super camera, cioè veramente il degrado vero, comunque sia niente. Spero di aver preso tutto. Queste Havaianas mi fanno malissimo ai piedi, non avete idea del dolore. Comunque, telefono penso di averlo preso. Vabbè, tanto sei qui. Quindi se ne frega, andiamo. Vamos. Struccata, sono inguardabile. Cioè, calcolate che sto lasciando il coso con scritto Donna Disturb. Perché almeno non mi toccano la camera, perché è veramente in condizioni pietose. Non guardate il mio disordine, vi prego. E la piscina dovrebbe essere fighissima, perché io il sito, ovviamente quando mi hanno detto qual era l'hotel, mi sono guardata il sito un sacco di volte, facevo no, non è possibile, e questa, niente, andiamo in piscina. Mi sono portata al mondo telecamere, portafogli, cose, però siamo in piscina, ciao! Non so se ti vedo. Non ci vedono? Non lo so, eccola! Ciao. E vediamo un po' se riesco a farvi vedere qualcosina. Siamo al 14° piano. Solo togliere un po' di luce direi. Sì. E lì c'è la piscina. Peccato che ora è nell'ombra, però tanto un bagnetto ce lo facciamo lo stesso, insomma, non è quello il problema. Adesso parte il momento mille milioni di selfie. Io mi sono messa 3 quintali di crema a protezione 50, sperando non mi dia fastidio sulle braccia al sole. E niente, ci godiamo un po' di relax. Ah, Ale, ho portato la guida, quella lì di Benefit. Guarda qualcosa. Yes. Sì. Momento selfie. Sono tornata in camera, ovviamente ho messo la protezione 50, quindi sono più fantasma di prima. Ricordo se stamattina vi ho fatto vedere qui fuori, ma di giorno, adesso ve lo faccio vedere, vi faccio vedere fuori e anche di pomeriggio, in realtà sono le 6:30. Guardate che cambio l'illuminazione. E voilà! E questa è la visione di Las Vegas alle 18:30 di pomeriggio. Andiamo a sbirciare qualcosa più da vicino. Lì mi sarebbe piaciuto andare su questa ruota panoramica, che è quella lì che di notte diventa viola. E poi, vabbè, qui c'è tutto quanto, il Caesar, tutti gli altri. Voglio andare al Venetian stasera, vogliamo andarci, e che dovrebbe trovarsi, eccolo qui, Venetian. C'è il canyon, ah forse da qui si vede un pochino di, guardate, se zoom, forse vedete qualcosa anche voi, eccolo, guardate, cioè a me vedere
tutto quanto questo, e soprattutto vederlo così vicino mi fa venire una voglia di andare. Infatti stiamo cercando di capire se l'ultimo giorno che siamo qui riusciamo ad andarci con l'elicottero. Pronta! Allora sono le 8:20, eccezionalmente pronta anche un pochino prima, nel senso mi sono fatta anche i capelli, tutte le cosine, e mi sono messa un vestito lungo, non fate caso, non avete idea, cioè calcolate che ho mantenuto fuori il, ancora è lì, quello lì, non disturbare, il cartellino, perché ho un bordello. Infatti stasera spero di riuscire a sistemarmi intanto qualcosa, perché cioè, sono improponibile proprio. E in Italia adesso sono le 5:20 di mattina, ma ovviamente Las Vegas si sta accendendo adesso. E quindi comincia ad esserci questo spettacolo fuori dalla finestra. Oh mio Dio. Cioè mi affascina da impazzire, mi affascina. Quindi, ma guardate, cioè sembra una cartolina, sembra, non ho parole. Adesso praticamente aspetto, stasera mi faccio furba, mi porto il giacchino. Se venite a Las Vegas, vestitevi leggeri, poi ovviamente dipende dal periodo, nel senso che d'estate fa veramente caldissimo. In questo periodo, secondo me è il periodo migliore, almeno anche da quello che ho letto, nel senso si sta bene effettivamente la mattina, nel senso fa proprio un bel caldo, il sole è bello potente, la sera si sta da Dio, ma nel senso io con questo vestito sto da Dio. Il problema è che quando entrate negli hotel, freddo, anche il taxi oggi, un freddo cane, e portatevi un giacchino leggero da mettere nella borsa e portare. Allora, tra 5 minuti giù. Ok, ci siamo, quindi sta per cominciare la nostra serata. Stasera vogliamo fare un po' di cose, nel senso dobbiamo andare appunto, come dicevo lì, al Venetian. Volevamo salire anche sulla Torre Eiffel, volevamo vedere un po' di cose, dobbiamo capire anche dove mangiare stasera, nel senso per fortuna mi trovo benissimo con Alessandra, cioè lei è proprio come me, si butta, non è una di quelle che si fa problemi, cose, quindi ringrazio il cielo che di aver trovato comunque una persona con la quale ho tutta questa sintonia, perché è bellissimo. Oh, è partita la fontana, scusate, mi sono distratta dalla fontana. Che bello. E quindi ci stiamo trovando veramente molto bene sotto il proprio profilo personale, ecco. Ovviamente spero che sia così anche per lei. Io adesso mi riprendo quindi le mie cosine e andiamo. Sì, è vero.
che ricorda il film Peter Pan. Ah sì, è vero. Allora, siamo al tavolo, siamo su una terrazza del bellissimo qui, perché poi qui davanti abbiamo lo spettacolo delle fontane che parte, quello che sta sotto, sotto la mia camera praticamente, vedete? E qui c'è la Tiffel sopra. E c'è tutto! C'è tutto! C'è tutto! Cioè, manca soltanto, capito? Niente foto! Mangiare qualcosa! Proprio il resto, guarda! Ci siamo! Luca non essere geloso, ma c'è una lumi di candela, però. Sì, sì! Ce l'abbiamo nel tutto! Candela esatto! Cioè, guarda, l'atmosfera! Ah! È fatta! Allora, questa dovrebbe essere una bruschetta con l'hummus, io poi ho preso gli asparagi, la bruschetta e l'insalata e l'acqua al bicchiere. Nel senso che ti riempono loro il bicchiere volta per volta. Buona pappa! Ce l'abbiamo fatta! Prego, tutti a fuoco! Ta-da! Finally! C'è Sephora! Gran canale! Questa è la idea aperta. Sono le 11 di notte. Oh, ma guarda che meraviglia! Questo è veramente figo. Quante volte me la sono visto cioè qua su internet anni fa quando volevo venire. Poi andiamo anche lì che è il Treasure Island, deve essere fighissimo anche quello. No, ma guarda quanto è bello, ma poi è grandissimo. Sì, però secondo me, ma è grandissimo. Siamo? Sì, sì. C'è una roba gigantesca. Tanto il gioco è sospeso. Sì, sì, no, basta. Poi le campane. Poi leggevo che qui dentro ovviamente c'hanno ristoranti italiani. Sì, e poi vorrei vedere. Dovremmo assaggiare con loro. Vorrei vedere, però. Capire. Così dicono, a parte il mix vegan. Non ci fidiamo lì. No. Quelle sono le gondole e mi dispiace tantissimo perché sono ferme, oddio quanto zoom, sono ferme, quindi non le avrei volute vedere proprio nel canaletto. Che rosicata, figo, eh? Uscite perché tanto eravamo arrivate nella parte dove ci sono tutti quante le macchinette, il casino, e dobbiamo starvi lontane. E qui volevo farvi vedere qui fuori che è veramente bellissimo. Vedete, sono sul canale dove poi sotto c'è, sono le gondole in teoria che dovrebbero passare, ma ora come abbiamo visto sono ferme, però vi ho fatto vedere anche le aspettate. Ecco qui, guardate che bella, ecco il fascio di luce è quello, oddio, il Luxor, praticamente la piramide che abbiamo visto stamattina, e fa questo fascio di luce pazzesco, però da fuori la notte non si vede chissà che cosa, insomma, questo è veramente spettacolare questo hotel.
sono le camere qui. No, dai, ti giuro, questi mi mettono ansia, cavolo. No, così. Andiamo a vedere se posso vedere. Perché questo è l'ingresso del miraggio. Probabilmente sarà di là. Siamo all'interno del Treasure Island, ma siamo entrate dalla parte dove ci sono ultimamente le slot, quindi stiamo cercando l'ingresso, quello vero, che in teoria dovrebbe essere quello a tema. Quindi per vedere un pochino com'è tutto. No, non mi fa impazzire, perché... Sì, perché partono direttamente le slot, cioè subito, troppo subito, e non c'è tanto proprio dedicato al tema. Ecco, fuori è nettamente più figo, perché ovviamente c'è la nave. Questo è figo, vero? Fuori ha creato tutta quanta questa cosa dove ci sono sempre quei delfini inquietanti, ci mettono abbastanza ansia peraltro, eh. Anche perché si sente il rumore, lo senti? Sì, il rumore dei delfini. No, e penso che abbiano messo io pure. Sì, gli uccellini. Ah no, sono uccellini, c'ho ragione. No, so io stare inquietanti da loro. Sì, sicura? Non lo so, però non ha senso, nel senso che sono delfini. Sono delfini? Siamo al Bellagio. Questo è il ragazzo al grande. Dovremo di nuovo, come all'IKEA, ti fanno passare sempre da cucchiette. Sì, esatto. Me li sognerò io stanotte. Nel percorso perdi $20-30, non ti spieghi nemmeno tu come mai. Cosa è successo? Come l'IKEA, uguale, tiri su, cuscini, vasi. Cosa è successo? I miei soldi. Cioè, io mi sveglierò domani mattina con la voglia di venire a giocare a queste macchinette. Lo so, secondo me sì. Sì, sicuro. Cioè, tipo, me le sogno stanotte, dico, Dio, devo andare a giocare alle macchinette. Poi verrò giù, esatto. Spenderò $30. Vincerai. Li rigiocherai. Sei potente. Ah, adesso è la mia giornata. Perso tutto e ci rimetti pure altri soldi. Questo perché i soldi vinti non si rigiocano mai. Esatto. Io me li rigioco sempre. Brava, adesso appuntartelo. Memo. Memo siamo all'ingresso del Bellagio. Vabbè, ci sono tanti fiori, come si poteva intuire. Però, insomma, principalmente la fontana fuori. Sì, ok, che lì nella reception ci sono fiori e piante. Ah, lì c'è l'albero, andiamo a vedere l'albero. Gli alberi, anzi. Sì. Vediamo tipo le votazioni, ok? Tutte in 5. Sì, ormai siamo dalle votazioni, brava. No, ma io, guarda, io arrivo dentro, volevo sistemare la camera mo che tornavo stasera. No, no, pensavo di farlo adesso che saremmo tornate. Certo. Molto! Mi strucco e poi mi ficco direttamente a letto. Ah, c'è tipo giardino botanico, dai, questo è carino, sì. Fontanella. È molto carino. Che relax. Ma sono veri. Thank you for not working for me. Eccomi struccata, lo so, sono un mostro perché sono cadaverica, poi sto mettendo la protezione 50, quindi non mi sto neanche abbronzando, ovviamente. Comunque sto andando a dormire perché sono veramente a pezzi, a parte che oggi abbiamo camminato tantissimo, sono proprio
stanchina, è l'una di notte qui, mentre in Italia saranno le 10, sono le 10 infatti, e quindi mi faccio il mio giro di chiamate, metto un minutino proprio su Instagram, social, eccetera, e poi crollo a dormire perché sono veramente KO. Volevo ringraziarvi intanto per tutti quanti i commenti che mi state lasciando, perché ovviamente da qui sto pubblicando già un sacco di foto, e intanto mi state scrivendo delle cose bellissime, quindi questo mi fa piacere perché io sono una persona che in genere è felice quando succede qualcosa di bello a qualcun altro, e vedo però che non è sempre facile per gli altri riuscire ad essere felici per le cose belle che possono capitare ad altre persone, e questo secondo me succede quando non si ha un proprio equilibrio. Quindi vedere comunque tutte queste persone che mi hanno scritto commenti così belli e tutto mi fa piacere, perché vuol dire che ci sono ancora tante persone così belle dentro, che riescono ad essere felici per gli altri, e quindi sono veramente felicissima. Comunque io crollo, adesso non capisco se ho caldo, però non posso stare con l'aria condizionata attaccata, perché se mi addormento io sono sicura faccio come stanotte, probabilmente mi sono svegliata l'indomani con la sveglia, e quindi niente, vado a dormire. Vi mando la buonanotte da Las Vegas, spero vi sia piaciuto anche questo secondo vlog, non vedo l'ora di editarli e già so che mi emozionerò tantissimo quando li editerò, sto cercando qui di vivere proprio tutto. E domani volevo andare a fare dei giri, poi lo vedrete nel terzo vlog da Las Vegas, cosa succederà domani non lo so ancora nemmeno io, perché praticamente avevo dei programmi per la mattinata, perché non c'è Ale domani mattina che è impegnata con Benefit, e invece adesso c'è stato un cambio di programma, perché alle 11.45 devo farmi trovare nella hall, ci passano a prendere, una sorpresa, poi un pranzo insieme, e sono curiosissima, sono veramente stracuriosa, quindi vedremo, ovviamente vi porterò con me, cambio la memory e vi porto con me. Niente, mando un bacione, ci vediamo domani, ciao!